iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi guardare i video senza interruzioni pubblicitarie e partecipare tutti i martedì alle ore 21 agli incontri di carattere esoterico del progetto Siamo Uno. Buona visione! 4 o quaternario è il numero spirituale divino di cui il creatore si è servito per l'emanazione spirituale di ogni essere. Quadruplice potenza divina è la cifra delle classi di spiriti superiori, maggiori, inferiori e minori, che sono i modi di manifestazione della divinità. Numero dell'energia creatrice, l'Eterno se ne servì per emanare ed emancipare il minore spirituale. Ecco che l'uomo ha in sé la ripetizione del numero quaternario e lo fa corrispondere al creatore. Quindi ha un corpo, uno, che è organo della tua anima, due, che è organo dello spirito maggiore, ovvero 3, spirito del celeste, e lo spirito maggiore è organo della divinità, 4. Tutti gli esseri emanati ed emancipati, contenuti nelle 4 classi di spiriti, superiori, maggiori, inferiori e minori, così come le loro leggi e potenze derivano dallo stesso numero quaternario o dalla quadruplice essenza della divinità che contiene tutto. L'Eterno aveva rivestito l'uomo di tutta la potenza spirituale divina, in quanto atto, ovvero manifestazione prodotto, della quadruplice essenza della divinità. Il minore, essendo emanato dalla quadruplice essenza, portava di necessità il numero della sua emanazione, che lo distingueva da tutte le emanazioni spirituali fatte prima di lui e lo poneva al di sopra di ogni essere spirituale emanato. Dal quaternario sono derivate tutte le cose temporali ed ogni azione spirituale. È il numero dell'asse fuoco centrale, che ha condensato, modellato e combinato i principi spiritosi, prodotti in uno stato di indifferenza, quindi per natura inerti, per originare tutte le forme corporee, e con la sua azione le mantiene durante il corso della loro durata temporale fissata dalla volontà del Creatore. Poiché nessun corpo può esistere se non contiene un veicolo di fuoco centrale, sul quale veicolo gli abitanti dell'asse agiscono continuamente come fossero derivati da se stessi. Il fuoco centrale dirige continuamente la propria azione sopra tutte le forme corporee di materia apparente, consolidate da questa stessa operazione per comunicare loro il movimento, la facoltà di agire e quella di reagire. Questo asse centrale è l'agente generale, particolare e universale, cioè che agisce sulla Terra, sugli esseri viventi e soprattutto l'universo, ed è aderente ai centri supercelesti, oltre ad essere organo degli spiriti inferiori che la abitano e che operano in esso sul principio della materia corporea apparente. Quindi il corpo dell'uomo contiene un veicolo di questo fuoco che è principio della vita materiale.
porta il numero quaternario, cioè l'asse centrale, l'organo degli spiriti inferiori, l'organo degli spiriti maggiori, cioè gli spiriti inferiori sono l'organo degli spiriti maggiori, e gli spiriti maggiori, organi della divinità. Il numero 4, in quanto numero dell'asse fuoco centrale, contribuisce alla perfezione delle forme prese nella materia indifferente, perché dà il movimento e l'azione alla forma corporea e perché presiede ad ogni essere creato, essendo il principale numero da cui ogni cosa è derivata. Inoltre, il quaternario è il segno della corrispondenza spirituale dell'anima umana con la triplice essenza divina tramite lo spirito maggiore buono. Infatti, questa relazione comprende quattro termini: anima minore, intelletto divino, spirito maggiore buono e divinità. Inoltre, il corpo dell'uomo è l'organo dell'anima. Questa, come abbiamo già detto, è l'organo dell'intelletto buono, che è l'organo dello spirito maggiore, che è l'organo del creatore divino. Quindi è una gradazione che dà sempre il numero 4. Infine, il quaternario è il numero che indica al minore da dove viene e quale era in origine la sua potenza. Adamo possedeva un tempo il quaternario, ma la sua caduta glielo tolse. Potrà recuperarlo addizionando i quattro caratteri che lo compongono e che designano le varie facoltà che aveva ricevuto dal Creatore. Allora egli sarà capace di conoscere tutti i numeri di potenza spirituale innati in lui. Arriviamo al 5, o quinario, che è il numero dello spirito demoniaco. Il quinario è stato creato dai demoni quando vollero aggiungere al quaternario, il numero della loro emanazione, una unità arbitraria, cioè quando la volontà di creare senza il consenso e la cooperazione della divinità volle unirsi all'energia creatrice divina. Ecco che questa prevaricazione degli spiriti perversi snaturò la loro potenza spirituale, trasformandola in potenza limitata e puramente materiale, sotto la guida di un capo scelto tra loro. Andiamo al 6, o scenario, che gli iniziati chiamano numero delle operazioni giornaliere. È il numero della creazione, poiché il numero senario è quello con cui il creatore fece uscire dal suo pensiero tutte le specie di immagini di forme corporee apparenti che sussistono nel cerchio universale. È la spiegazione dei sei giorni della creazione secondo la Genesi. La simbolica immagine usata dalla Bibbia significa che il creatore, puro spirito superiore al tempo e alla successiva durata, ha operato sei pensieri divini per la creazione universale. Ciascuno di questi giorni o di questi mille anni non deve essere considerato che come la durata dell'operazione di sei pensieri divini. Questi sei giorni annunciano la durata e i limiti dell'esistenza della materia, che durerà 6.000 anni in tutta la sua perfezione. 7, o settenario, è il numero perfettissimo che il Creatore impiegò per l'emancipazione di ogni spirito fuori dell'immensità divina.
il suo valore indubbio è manifestato dall'impossibilità di poterlo dividere in due parti uguali senza distruggerlo o snaturarlo. La sua indivisibilità per due, numero di confusione, è il segno della sua perfezione. È il segno degli spiriti superiori, coloro che dovevano servire da prima gente e da causa sicura per contribuire ad operare ogni specie di movimento nelle forme create nel cerchio universale. Poiché la particella di fuoco increato non produrrebbe mai nulla nelle forme corporee se non fosse stato messo in azione da una causa principale e superiore, cioè gli agenti settenari spirituali divini che presiedono come capi alle differenti operazioni e ai differenti movimenti di tutti i corpi, ai quali essi fanno operare i loro pensieri e la loro volontà secondo come li hanno concepiti. Come l'azione del minore ha per organo il corpo, la forma corporea umana, così gli spiriti settenari hanno per organo degli esseri corporei. L'Eterno, dopo aver operato sei pensieri divini per la creazione universale, nel settimo giorno diede sette doni spirituali e attribuì sette principali spiriti a tutta la sua creazione per sostenerla in tutte le sue operazioni temporali, secondo la durata settenaria che le ha fissato. Ecco che questa unione dei sette principali spiriti ci è indicata dall'operazione dei sette pianeti che operano per la modificazione, la temperatura e il sostegno dell'universo. Il numero settenario si calcola filosoficamente, misticamente, con 7000 anni, in quanto al temporale e alla durata. Ma quando la scrittura dice che nel settimo giorno Dio si dedicò alla propria opera benedicendo la creazione universale, occorre intendere con questa benedizione l'unione dei sette principali spiriti divini che il Creatore riunì in ogni creatura compresa o contenuta in tutta la sua creazione universale. La corrispondenza dei sette spiriti maggiori che il Creatore aveva fissato nel suo universo per istruire la creatura inferiore e minore sulla sua volontà e innalzarla. La Sacra Scrittura ce lo insegna ancora con i sette angeli, i sette arcangeli, i sette serafini, i sette cherubini, i sette luoghi spirituali, i sette troni, le sette dominazioni. Ma il settenario che ha dato la perfezione ad ogni essere creato è lo stesso che distruggerà ed abolirà tutte le cose. Quando il senario avrà esaurito la sua potenza, cioè quando l'effetto di ognuno dei sei pensieri sarà compiuto, arriverà il settimo periodo, il settimo millennio, nel quale la materia cadrà in un terribile deperimento nel quale sussisterà fino alla sua intera dissoluzione. L'asse centrale dissiperà così prontamente come le ha formate le forme apparenti, giacché come il fuoco elementare ha la proprietà di ridurre in cenere tutto ciò che abbraccia, così l'asse fuoco centrale ha la facoltà di divorare e di dissipare interamente tutto quanto si reintegra in lui, senza che ne resti alcuna apparenza né alcuna sostanza conveniente e adatta ad essere abitata da uno spirito. Quindi in quel momento il Creatore riassorbirà la materia con tanta prontezza e facilità come l'ha concepita per la creazione della sua opera.
Così, come tutto sarà durato in una successione, di grado, con l'ordine divino, così tutto si avvicinerà alla sua fine gradatamente e ritornerà al suo primo principio. Infine, l'universo, essendo stato concepito nella sua intera perfezione con il numero settenario, verrà ugualmente reintegrato da questo stesso numero nell'immaginazione di colui che lo ha concepito. Non resteranno tracce della creazione quando sarà reintegrata nel suo principio d'emanazione. Arriviamo al numero 8, che è il numero della doppia potenza spirituale divina che era stata affidata ad Adamo, al primo minore, affinché manifestasse la gloria e la giustizia dell'Eterno contro gli spiriti prevaricatori. Il Creatore l'ha attribuito agli eletti spirituali o minori eletti, che vuole favorire e preporre alla manifestazione della sua gloria. L'ottonario appartiene anche agli spiriti del super celeste, i quali agiscono non solo sul mondo celeste e sul mondo materiale, ma anche sul cerchio dell'asse universale. Hanno una doppia azione con il loro rango, con la loro missione, e si hanno l'atto della doppia potenza, perché servono da doppia difesa dall'atrocità delle operazioni demoniache. Arriviamo al numero 9, che è un numero demoniaco, perché è il numero della materia moltiplicata per se stessa. 3, 6, 9, 3 per 3. La scrittura esoterica dà numerose prove del carattere diabolico del numero 9. Vediamone un esempio. Caino e le due sorelle non ebbero più che una sola intenzione, un solo pensiero e una sola azione. Queste tre persone, possedute dal principe dei demoni, formarono il numero 9, addizionando i tre principi spiritosi con le tre virtù o facoltà e le tre potenze. La prova che il numero 9 è cattivo è che la somma delle cifre di un qualsiasi multiplo di 9 dà sempre 9. Così, quando Caino si unì alle due sorelle per compiere un'operazione demoniaca, gli esecrabili operanti formavano il numero 27 con l'addizione dei loro tre numeri demoniaci 9, 3 per 9, 27. E si ottiene lo stesso totale aggiungendo successivamente 8 volte il numero 3 a se stesso. Quindi vediamo il numero 27, la cui cosiddetta riduzione teosofica, cioè 2 più 7 è uguale a 9, così 27 per 9 è 243, dove 2 più 4 più 3 è uguale a 9. Dieci o denario è il numero divino. Gli iniziati lo rappresentano con la cifra 1, iscritta in un cerchio. Il denario è l'origine di ogni essere spirituale maggiore, inferiore e minore, e di ogni legge d'azione, sia spirituale sia spiritosa, poiché contiene i primi 9 numeri. Nessun minore può essere sapiente senza una perfetta conoscenza di questo grande numero denario dell'Eterno e di tutto il suo contenuto di emancipazione e di creazione. Gli spiriti della prima classe sono detti superiori o denari. Ci furono 10 patriarchi e 10 minori eletti. Ecco che questi gruppi di essere privilegiati formano il numero completo denario spirituale e divino. Giungiamo al numero 11,
che è attributo ad ogni specie di forma corporea completa, analoga al corpo terrestre e a tutto ciò che ne deriva. E terminiamo con il numero 12, che è stato il principio della divisione del tempo. L'aritmosofia non insegna solo il valore mistico dei primi 12 numeri. Essa ci indica anche il modo di generare tra loro e attribuire alle cifre con cui essi si esprimono un valore ed una realtà assoluta. Decomponendo i numeri, sommandoli o moltiplicandoli, addizionando i loro segni per ottenere nuovi numeri, troviamo la conferma dei principi che abbiamo esposto. La prova che la manifestazione della potenza divina è identica a questa potenza scaturisce dal fatto che il quaternario contiene il denario divino, poiché l'addizione dei quattro numeri che sono in potenza nel quaternario, 1, 2, 3, 4, quindi 1 più 2 più 3 più 4, dà come risultato proprio il denario 10. Inoltre, le prime quattro cifre sono gli elementi di cui si compongono i quattro numeri di potenza divina. Cioè, 10 è la grande prima potenza divina. 7, 3 più 4, è la seconda potenza del creatore. E 6, 1 più 2 più 3, è la terza potenza del creatore. Mentre il 4 è il numero quaternario che termina e conclude le quattro potenze divine del creatore contenute nel suo numero coeterno denario. Quindi possiamo raggruppare i primi quattro numeri in questo modo. 1 più 2 è uguale a 3, numero della materia. 1 più 2 più 3 è uguale a 6, che è il numero della creazione. Infine, 1 più 2 più 3 più 4 è uguale a 10, il numero della potenza divina.